E siamo al Shuami Caffè in via Pietro del Pezzo a Torrione per la seconda puntata della pagella del professore Fiore Cipolletta, che sta gustando un caffè e che ci dirà subito questo caffè com'è questa mattina. Allora, siamo a Shuami Caffè W, il caffè è ottimo anche perché è una torrefazione salinità che fa un buon caffè, lo conoscono tutti. E quindi ottimo. Poi dolcissimo, è troppo bello sul caffè. Va bene, quindi andiamo avanti. Oggi parleremo di Brescia Salernitana 2-2 e quindi di questa partita che è stata una partita dei due volti, diciamo, un primo tempo un po'. Daniele, diciamo. Daniele, dimmi. Tengo una sorpresa per te. Ah, una sorpresa. Iniziamo quindi, subito con la cucchiarella. Quindi subito con la a un tuo amico. A un mio amico, cosa è successo? Cosa ne è successo? Questa era Io so che tu venerdì alle 5 sei stata all'inaugurazione di una bella manifestazione. Sì. Allora, le 130 maglie storiche della Salernitana. Un'iniziativa molto bella, stupenda. Sì, molto, raccogliere tutte quelle magliette non è una cosa di tutti i giorni. Però cosa c'è sempre però. Qualcuno nell'amministrazione forse non aveva capito l'importanza di questa manifestazione, anche perché tra 3 anni noi festeggiamo il centenario. Raccogliere tutto quel materiale non è una cosa di tutti i giorni. Sì. Ai ragazzi diamo 9 per quell'iniziativa. Sì. All'amministrazione comunale diamo 4. Cosa è successo? Ma scusate, tu hai visto che era molto angustia, le magliette non erano belle, non si dà spazio, secondo me. Quindi volevi una location diversa? Sì, il palazzo è bello, però se mi permetti, andava fatta nel salone dei marmi dell'amministrazione. Quindi al tuo amico e anche al mio amico, sindaco, Sì, al sindaco di Salerno Enzo Napoli. E all'assessore. All'assessore gli diamo un bel 4. Quindi devono recuperare allora? Sì. Okay. Se lo meritano, tu che dici? Se tu, allora, il discorso è questo. Se tu volevi una location diversa, forse per il prossimo anno si potrebbe pensare... Sì, perché tra 2 anni e mezzo festeggiamo i 100 anni. E quindi? Quindi le magliette... Ok, è solo un inizio, quindi il prossimo anno è stata una grande sorpresa stamattina. Andiamo avanti e parliamo quindi subito di Brescia Salernitana, un Brescia che si schiera con un 4-2-3-1, una Salernitana che si schiera con un 4-3-3. Dopo appena 8 minuti Pestrin perde palla e Moro per recuperare viene ammonito. Non ti seguo. Dopo appena 8 minuti. Poi il secondo tempo al sedicesimo. Non ti seguo, vedi? Moro doppio. Non ti seguo. Che è successo? Cosa hai combinato? Non ti seguo. Sai con una... Tu ti ricordi che noi parlammo di Salernitana Brescia 0-2? Sì, ma noi abbiamo parlato non solo di Salernitana Brescia 0-2, ma abbiamo anche parlato, e questo lo dobbiamo ricordare stamattina, che Fiore aveva previsto un altro gol di Gabbionetta. Quindi così è stato. Così è stato. Sì, così è stato. Tu avevi previsto almeno un gol di Gabbionetta. Così è stato. Sì, Gabbionetta ha fatto un gol. Quindi poi un gol molto decisivo, diciamo. Molto. Il allora, tuo Gabbionetta, diciamo. Bravo, il mio amico. Allora, bravo. Raccontaci un po', perché ti vediamo allora, con un foglio come, oggi. Come tutti sapete, qua probabilmente ci sta lo zambino del nostro amico Don Antonio. Che è successo? Che ormai Don Antonio è uno che lui è il mago, geloso, il mago del calcio. Avellino Modena, da 2-5 reti, 2-0. Como Livorno da 2-5 reti, 1-2, Virtus Entella 2-1. Cosa è successo? La Siena va in vantaggio. Allora qui sorge la domanda spontanea. Senti, se la palla invece di prendere la coda la prende Gabbionetta, probabilmente stavamo 0-2. Probabilmente la partita poteva finire. Poteva anche finire. Don Antonio, secondo me stamattina, sa come rosicava. Allora, Don Antonio è sempre un mago, non è indovinato un altro risultato. Abbiamo giocato, però non fa niente. L'importante è che Gabbionetta ha fatto il suo dovere. Ha fatto un altro gol. Fiore aveva detto che prevedeva questo gol e così è stato. Prima della fine della trasmissione dovrò pensare un pochettino. Fiore, questo cosa primo fa. Tempo col Brescia, come l'hai visto, diciamo un gol, un episodio, ecco, un gol di schiaffo. Sempre cross di Gabbionetta e schiavi di testa va in rete. Molto bello. Quindi in queste prime due gare fa tutto Gabbionetta. Speriamo che si sveglia qualche altro, che comincia a fare qualche cosa. Gabbionetta è bravo, Poi abbiamo visto un coda in difficoltà.
Coda noi non sappiamo quando è venuto a sapere che condizione sta, sia lui, sia il secondo portiere, sia Donnarumma, e quindi è chiaro, adesso gli perdoniamo tutti. Invece, tra due o tre settimane. Invece, ritornando al punto chiave, diciamo, della gara, all'ottavo minuto del primo tempo viene ammonito Moro perché Pestrin perde palla, e Moro nel recuperare al sedicesimo minuto del secondo tempo di nuovo Moro in recupero, amici, viene ammonito. Vedete che lui è un giornalista molto bravo, però mi sta provocando. No, non sto provocando, voglio, perché facciamo mi provoca, una, facciamo un'analisi, vuole, diciamo. E vuole l'analisi. Quindi vuole l'analisi della battuta, lo so, qui bisogna dare, cioè è una questione di forma, che senti, Moro ancora non è in piena forma, oppure è una questione di ruolo. Il problema è questo, no? Quando tu stai sul 4-3-3, se un centrocampista sbaglia come ha sbagliato, lo fai giocare con non con una grande rilassatezza. Se invece di essere il 4-3-3 era il 4-4-2, probabilmente la seconda ammonizione non l'avrebbe presa. Però qui casca l'asino. Cos'è successo? Casca l'asino, perché se l'allenatore si accorge, come si è accorto, che stava in difficoltà e aveva paura della seconda ammonizione, ha fatto preparare Bolo. La domanda sorge spontanea: perché non l'hai fatta prima? Io mi fermo, perché tu sei un provocatore, no, mi hai provocato, no. E io voglio poi andare avanti. Poi dopo vediamo, durante la pagella, Fiore cosa dirà, andiamo anche avanti. In generale. Andiamo avanti. E poi abbiamo visto un Brescia con una squadra di tantissimi giovani. E ci hanno messo in difficoltà un po' a centro. Un Morosini che, diciamo, ha, con la sua doppietta. Ma io non guardo gli altri, a me tu devi fare il giornalista. E lo vedo, io faccio il tifoso, la sai. E guarda la sala, bravo Morosi. Invece il portiere Stracoscia, che poi abbiamo visto impegnato più volte, anche. Sentite, amici, questo stamattina mi sta provocando. No, non mi sta provocando. Ma adesso non basta. Ma tu lo sai che io devo. No. Che deve Stracoscia? Sì. Allora, il portiere Stracoscia, che in più occasioni ha salvato. La palla, ha salvato il scappare, risultato. Si fa scappare la palla di mano. Quindi, due tre volte. E laterale invece Franco e Colombo? Ma Franco e Colombo stanno giocando maluccio, sulle due fasce. Non so perché, hanno bisogno di un po' di concentrazione. Per fortuna nostra i due centrali sono molto molto bravi. I due laterali no. I due laterali, passiamo già alla pagella. I due laterali 5. E quindi allora passiamo subito alla pagella di Fiori Cipolletto, visto che già ha anticipato qualcosa, e passiamo Stracoscia. Leggilo, quando gli ho dato. No, io. Allora, Stracoscia, allora, bravo ragazzo. Okay, non si può passare dalla primavera della Lazio a un campionato importante. Ma pare come siano i guantoni un po' bagnati di sapone, troppe palle si scappano di mano. Diamo i 5,5. Ok, 5,5 allora, 5,5. Non vorrei essere cattivo, lo voglio bene. Okay. È giovane, merita qualche cosa. Vabbè, poi Colombo. 5. Schiavi. 6,5. Lanzaro. 6,5. Franco. 5. Moro. Moro. Cosa? 5. 5. Un uomo esperto come lui, viene dalla categoria, non può fare quella. Pestrin. 6,5. Sciaudone. 6. Coda. Ho detto, forse deve recuperare la forma, probabilmente ha delle difficoltà, lo voglio dire, però devo dire, purtroppo non vorrei essere cattivo per quella bella palla che ha avuto, ma 5,5. Donnarumma. 6, tranquillamente. E poi, prima di concludere la pagella, passiamo un attimo alle sostituzioni. Rossi, Bobo e Troianiello. No, gli voglio dare. Non gli voglio dare nessuna sufficienza e non voglio dare niente a tutti e tre. Per terminare, ma non ancora, diciamo, passiamo a Gabbionetta. 8. Quindi 8, Gabbionetta è quello che è. Per nostra fortuna ci sta mantenendo a galla, che ci ha mantenuto a galla anche a Brescia. Speriamo questo stato di forma vada avanti, poi dopo devo un poco valutare, perché non so ancora
se domenica con lo Spezia ci fa una rete, ce ne fa due. Allora, aspetta un attimo, perché non devi. Aspetta un secondo. Tu stiamo parlando del momento di Gabbionetta che hai dato 8, quindi per la pagella di Fiore Cipolletta quest'anno un po' la classifica è diversa. Noi ogni gara daremo il miglior calciatore, quindi in questo momento conduce con 2 voti Gabbionetta, perché ha preso sia miglior calciatore con la gara interna con l'Avellino, il derby vinto 3-1, e sia il 2-2 a Brescia, quindi Gabbionetta ha 2 punti. Invece, vedi come ti sto guardando? Sì, invece dobbiamo adesso passare all'allenatore Torrente, che ha dichiarato che l'obiettivo è la salvezza, diciamo 53 punti, quindi Fiore mancano 50 punti per salvarci. Lui può dire quello che vuole, io so che il campionato di B è un campionato diverso, se la possono giocare un po' tutti, anche perché non mi è sembrato di vedere altre squadre, queste grandi squadre con nomi illustri, calciatori da 500, 700 mila, la sera se la gioca, lasciamo stare questo scherzo, punti di salvezza o non salvezza. Dico a mister Torrente, voglio dire, tu avevi notato che il centrocampo era in difficoltà con l'ammonizione, perché non l'ha fatta prima la sostituzione? Vuoi sapere che gli do? Sì, il voto. Io gli do 5, lo voglio trattare bene. Quanto? 5,5, lo quindi voglio trattare 5,5 bene. 5,5 a Torrente. Ok, quindi diciamo. Invece, Torrente secondo me. Meritava qualcosa in più? Sì, merita la sufficienza. E io Torrente merita la sufficienza per la gara di se ieri, tu perché ti accorgi che il centrocampo è in difficoltà. Ha trasmesso giocare sul 2-1 quel carattere e quella forza che ha fatto in modo che la Senana potesse realizzare il gol del pareggio. Gabbio, che ha avuto delle pause, ha recuperato, in uno stato di forma eccezionale, da Serie B, te l'ho detto, io lo dico da 2 anni, Gabbionetta è un calciatore di categoria superiore, se ne stanno accorgendo un po' tutti in Italia, è stato molto bravo, bel taglio, la palla in mezzo alle gambe all'avversario, il portiere esce, una pennellata, e quindi deve ringraziare a Gabbionetta, se no gli avrei dato 5, okay. Torrente, ti do 5,5, ti sto trattando. Torrente, io do 6. Ma tu pensi che è finita qua, la pagella? No, non è finita qua. No. E dobbiamo ancora, la pagella. Continua la pagella. La pagella continua. E cosa ci vuoi riservare? C'è il manager di questa salita. Ah. Mister Fabiani. Sì. Che sta girando, sta votando. A Fabiani devo dire, caro Fabiani, io non sono come gli altri, io non faccio né l'allenatore, sono un tifoso. Ti dico semplicemente, tu sei un bravo manager, sai che in questa squadra ogni ruolo va ricoperto, 2 difensori di fascia, 2 centrali, 2 centrali, questo centrocampo va, ci manca il 6° centrocampista, che vuoi fare? Non lo so, devi dare una cucchiarella. Per adesso lo voglio salvare, la prossima settimana, quindi, se non lo prende Fabiano, c'è sta la cucchiarella pure per te. Quindi diciamo è una cucchiarella gialla. È una cucchiarella gialla, è un quartierino. Diventerà rossa. A Fabiani gli do il quartierino. Allora, a Fabiani diciamo è avvisato Fabiani, che Fiore Cipolletta. Che gli ha con un quartierino Fiore Cipolletta. La prossima volta passerà. Lo tengo già a capo quartierino rosso, tu lo sai. Sì, perché faccio vedere questa parte lì. Allora, glielo facciamo lì. È un secondo. No, lo stiamo salvando. Ok, però Fiore Cipolletta, eccolo qua. Caro Fabiani, attenti a te, la prossima settimana. Puoi perché entro 7 giorni noi giochiamo in casa e poi andiamo a pescare. Adesso ti ho dato il giallo, Fabiano, corri sul mercato. Stai sulla buona strada per prendere il rosso. Il rosso. Sta sulla andiamo buona avanti, strada. Okay, andiamo avanti, però dobbiamo dire che ha fatto anche acquisti importanti quest'anno. Andiamo avanti. Però vogliamo. Non mi provocare. Vogliamo sapere questa volta la prossima gara interna. Quindi, visto che avevi previsto il 3-1 con l'Avellino, visto che avevi previsto il gol di Gabbionetta a Brescia, ci vuoi allora, dire qualcosa con la Salernitana? Con lo Spezia 3-2 per la Salernitana. 3-2 per la Salernitana. Gabbionetta farà sicuramente una delle reti, se non 2, uno lo so, sono ancora imbarazzato. E Donnarumma? E secondo me Donnarumma si sbloccherà, quindi la seconda rete la farà Donnarumma, quindi Gabbionetta farà la terza, non lo so, la terza non lo sai, però di sicuro segnerà Gabbionetta e Donnarumma. Donnarumma va benissimo, e quindi con
con questa previsione 3-2 termina dalla Schwami Caffè in via Pietro del Pezzo la seconda puntata della pagella del professore Fiore Cipolletto.